casino, mancino come Chris Mullin. Imponesi coi gomiti, con mani ed occhi aperti, lascia soli con le Ewing sul parquet dei palazzetti. Rimango diffidente, vista l'ironia dei tempi, sorrido alla gente solo se indosso il paradenti. Lo faccio per le folle, b-boys, wannabe ballers. Questa samba scanna chi c'ha karma e gamba molle. Guardiani del playground, non signorine isteriche. Difendi pasta e tira come beat con certi e metriche. Se vuoi lo sport, il posto è questo. Canta insieme a noi e gioca adesso. Tirala da tre, sai che cosa c'è? Il portale più fresh, zero demo de. Se vuoi lo sport, il posto è questo. Canta insieme a noi e gioca canestro. Tirala da tre, sai che cosa c'è? Il portale più fresh, zero demo de. Nello show, pick and roll, Matt Simon col suo flow. Passa e dribbla, poi la tripla e si infiamma il palasforte. Il coach chiama lo schema, 24 attimi i palleggi del playmaker che scandiscono i miei battiti. Non è tachicardia, non so neanch'io cos'è, ma è amore, il rumore delle suole sul parquet. Il sudore della fronte testimonia la pazzia, che se salto e tocco ferro non è pesca ramanzia. Ho la palla in mano e assaporo ogni sospicchio. Corro il rischio e colpisco fino a quando sento il fischio. Ed il cronista in radio commenta in diretta come Armstrong di miei tre passi dentro la lunetta. Il gioco e le sue regole, come nella vita io vado avanti tra risa e pianti ad ogni partita. E guardo indietro ai miei ricordi mentre cresco e le mie migliori azioni solo su Reggio a canestro. Buonasera, benvenuti. Questa è Turin Basket, puntata speciale, specialissima, perché parliamo del campionato di C Calabria. Ho tre ospiti di qui, dall'altra parte li faccio vedere tutti. Salutate un attimino, ragazzi. Allora, ragazzi, questa è la Botteghelle Basket, formazione campione della C Calabria. Era giusto avervi tutti quanti. Parto dal presidente, Antonio Musolino. Antonio, una bella soddisfazione, un bel titolo regionale. Sì, sì, finalmente dopo tanti anni siamo riusciti alla conquista di questa vittoria di campionato, dopo tanti sacrifici, dopo diverse annate che siamo stati nei playoff, ci siamo andati quasi vicino. Finalmente quest'anno abbiamo coronato questo sogno. Tante interviste, tanti speciali. L'MVP del campionato, dall'altra parte del vetro, sto parlando di Francesco Catanoso, detto Ciccio. Che cosa ne pensi? È la prima volta che parli di questo campionato. Diciamo, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito a nome mio e di tutta la squadra. MVP, secondo me. Perché manca il capitano, dov'è il capitano? Capitano, sta arrivando. Secondo me sei un po' troppo generoso. Sì, perché volte tutto mi hanno detto che non siete la migliore squadra in attacco. Le cifre, le statistiche non sono la nostra, però la classifica sì, quindi non lo so, c'è qualcosa che non va. Io andavo a classico, quindi i numeri non sono la mia specialità. Vengano le critiche a questo punto. Io andiamo a niente, guardo la classifica, quella più semplice, quella vittorie fatte, sconfitte, mi sembra che siamo i primi, quindi... Una bella stagione, una bella annata. Sì, decisamente sì, una bellissima annata, soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Diciamo che con questo gruppo sono 2 anni che ci lavoriamo su, perché è iniziato l'anno scorso il nostro progetto, però quest'anno andiamo avanti. Nonostante tutto abbiamo perso due pedine fondamentali, quali Kevin e Brandon, però noi comunque già l'1 settembre eravamo a Lido che facevamo la preparazione, poi ci siamo visti col coach in campo e, insomma, ci abbiamo creduto, ecco. Oggi è una giornata molto importante. Io sono arrivato pochi minuti fa, ero al Centro Viola, conferenza stampa per il presidente Giusva Branca. Nella Botteghelle c'erano tantissimi ragazzi cresciuti proprio nel settore giovanile nero arancio. Tante iniziative per la prossima stagione. Tra massimo 15 giorni partirà la nuova campagna abbonamenti, divisione tra parterre, tribuna e curva, un po' come era negli anni d'oro. Poi, nel giorno della commemorazione di Massimo Mazzetto, incontro per tutti i tifosi, proprio in compagnia del presidente. Figura centrale il presidente Branca, perché andrà a divenire capo di un nuovo consiglio di amministrazione con tanti professionisti, con questo consorzio Smart pronto a diventare un aiuto economico fondamentale. Ha aperto anche il capitolo main sponsor, doppio main sponsor in arrivo, però il presidente è stato chiaro: non svendo la maglietta della Viola. Dunque,
Se accordo sarà, sarà un bel plus per tutta la società Nero Arancio. Paolo, si sta muovendo qualcosa, senza dubbio. Ma sì, nei momenti di difficoltà, di crisi, che può essere economica, sociale, di una congiuntura particolare che c'è in questo periodo, e ora più che mai servono le idee, serve la competenza, serve trovare la scintilla. Storicamente dalle situazioni di difficoltà sono nate le rivoluzioni, sono nate, voglio dire, è nata una spinta per fare qualcosa di importante sempre. Questa è una di quelle occasioni in cui aguzzare ingegno, ripeto, far venire fuori tutte le capacità che abbiamo, e ne abbiamo tutti, perché ripeto, il nostro popolo da questo punto di vista magari ha mille difetti, ma le risorse fantasiose, ideative ci sono sempre state per far venire qualcosa di buono. Ben vengano tutte queste iniziative. Io vado avanti sempre per paragoni, perché sempre il presidente Branca ha parlato, sarà una squadra di altissimo livello, non dico a uno perché sennò qualcuno potrebbe pensare a male, è difficilissimo andare nella massima serie, però voglio una squadra combattiva, una squadra che non molla mai. Dall'altra parte del vetro abbiamo un ragazzo cresciuto anche lui al vivaio della Viola Reggio Calabria, della scuola di basket Viola, Santo Vazzana, è uno che non molla mai, i compagni possono confermare. Santo, annata prepotente anche per te. Annata sicuramente che ha visto tutti noi, non solo me, fare tanti piccoli passi avanti sotto il punto di vista mentale, tecnico e tattico. Diciamo che il merito sicuramente per lo più è di coach Sebi, che anche senza Peppe Polimeni, che l'anno scorso gli dava veramente una grossa mano d'aiuto, ha saputo comunque cambiare, adattare tutti gli allenamenti alla perfezione. Come dici tu, il nostro gruppo è formato prettamente da ragazzi cresciuti nella scuola di basket Viola, e non è un caso che comunque qualitativamente la Viola negli anni ha lavorato bene, così da tirar su comunque sempre un ricambio generazionale importante, e questa annata ne è una grossa testimonianza. E quindi parlava del Valgallico, il buon Santo Vazzana. A questo punto pregherei il playmaker Consolato Scordino di avvicinarsi un attimino al microfono e di raccontarci questa annata stupenda. Fantastico. Allora, è partito tutto dalla promozione, diciamo, in Serie D col Valgallico, che è stata veramente, cioè, si è formato un gruppo. Importante questo, sono arrivato a campionato concluso alla Bottega delle Basket, ho partecipato alla fase orologio, mi sono ambientato in tempo record, possiamo dire, anche perché comunque molti ragazzi li conoscevo già dal settore giovanile della Viola o comunque da avversari nei vari campionati. Ma che ti ha detto Peppe prima di andare alla Bottega? No, Peppe mi ha detto che brutte persone. No, mi ha semplicemente detto: sono contento per te se affronterai queste esperienze nel miglior modo possibile. Allora, ragazzi, già che mi sarei trovato benissimo. Dalla porta sinistra sta per entrare il capitano di questa squadra con un po' di ritardo perché stava lavorando per voi, sappiatelo. Sì, eccolo sì. Qui. Presentiamo il capitano Marco Pensabene insieme al capitano futuro ho visto adesso Andrea Surace. Ciao Andrea. Paolo, sì. L'ho detto più volte, questa è la Botteghelle che cresce e che prova a fare rete creando un percorso lungo. Abbiamo proposto pure a Fabio Ciccone di fare un figlio maschio magari veloce. Infatti, no, possiamo aprire al femminile, possiamo fare la squadra femminile, va benissimo, insomma. No, vabbè, ma è il comune denominatore di tutti questi anni, lo diceva Marco l'altro giorno, ma lo riscontriamo tutti,
spesso i nostri amici, compagni di vita di sempre sono quelli che sono passati da questo gruppo. È veramente stata una palestra, ripeto, al di là, e ripeto, metto per un attimo da parte l'aspetto tecnico, che lo metto un attimo da parte, ma secondo me è stato importantissimo, è stato fondamentale, perché ripeto, quest'anno si è vinto giocando bene a pallacanestro, vedendo i ragazzi che miglioravano, vedendo la squadra che migliorava costantemente, ma il comune denominatore è stato comunque quello di ritrovarci in base a, diciamo, sulla base di principi comuni, della voglia di stare bene, di principi sia morali, etici, di fratellanza, situazioni che ci portiamo avanti in campo, ma soprattutto fuori. È stato ed è il comune denominatore che ha sempre contraddistinto i ragazzi che sono passati da questa società. Ora, voglio stasera di non fare parlare assolutamente il coach Sebita Corsino, perché abbiamo sentito troppo quest'anno, francamente, quindi mi sa che sarà qui zitto. Sotto canestro i lunghi non erano altissimi, non erano alti 2,05 m, però è arrivata una bella vittoria. Davide, ma perché non ti hanno convocato al trofeo delle regioni? Che successe quella volta? Chiederà a lui. Di chi è la colpa? Chiedo scusa, non ho sentito. No, bene. Dico che in mezzo c'era Paolo. Ah, quindi la colpa è di Paolo. No, eh. Ok. No, vabbè, non sono stati convocati né io né Brandon, ricordo all'epoca 94. Comunque Brandon è uno qualsiasi che non gioca più a basket, insomma. Ah, ok. Vabbè, ma forse siamo, avranno sbagliato. Forse siamo gli unici due che ancora stiamo giocando a basket. Gli unici due che non siamo andati, siamo gli unici due che giocano. Insomma, anche se non vi convocano, cari ragazzi, per il trofeo delle province, delle regioni, continuate a crederci tutti, certo, i giorni, certo. Giusto, Davide? Giusto, giusto. Comunque quest'anno eravamo la coppia lunghi forse più bassa e meno possente del campionato, quindi l'abbiamo messa sotto il punto di vista della l'aggressività e agonismo, perché sennò andavamo sotto contro qualunque avversario e qualunque squadra. Anche perché c'erano squadre con lunghi come Stefano Milito, Andrea Perrone, non solo. A proposito di crederci sempre, faceva parte del gruppo 81, dove in quell'annata c'erano giocatori come Giovanni Rugolo e chi più ne ha più ne mette, insomma, un gruppo fortissimo. E poi Fabio Ciglione. Poi nel 95 ho fatto il trofeo delle regioni anch'io, nel 1995, e poi... Si chiamava già trofeo delle regioni. Si chiamava trofeo delle regioni. Poco fa hai citato i lunghi, e io faccio parte del pacchetto lunghi del Botteghe. Perdonami, scusa. Pacchetto lunghi, pacchetto piccoli, diciamo... Ma quando giocavi con me giocavi playmaker. Esatto, dove c'è bisogno sto, ecco, tappo i buchi. È stata un'annata importantissima per te, sia dal punto di vista sportivo, ma ormai ne hai collezionate talmente tante, anche se sei un anno più piccolo di me, questo non lo diciamo in giro. Poi c'è stata questa ciliegina sulla torta meravigliosa. Sì, è stato un anno fantastico. Partiamo dall'aspetto sportivo. Dopo 9 anni che ho abbracciato il progetto di Paolo e di Antonio, finalmente, dopo la conquista dei playoff anno dopo anno, quest'anno abbiamo raggiunto davvero il massimo, la soddisfazione più grande che un giocatore possa aspettarsi. Poi c'è l'aspetto della vita di ogni giorno. Beh, l'arrivo della seconda figlia è davvero qualcosa di troppo emozionante, davvero un'emozione impareggiabile. Quindi un anno meraviglioso, insomma. Sì, ho fatto bene a lasciare l'arbitraggio, assolutamente sì, senza nessun rimorso. Anche se non me ne vogliate, arbitri come Fabio Ciglione forse non li fanno bene, arbitrate partite bene o male. No, assolutamente, se non ce lo ricordiamo si vede che ha arbitrato bene. Sei sicuro, Antonio? Ma sai, e poi alla fine bisogna avere equilibrio in tutto, quello che dimostra Fabio, che sono tutti sul campo, lo dimostra come giocatori, lo dimostra nella vita, lo dimostra come arbitro, e poi ci sono anche lì dei passaggi fondamentali che permettono, insomma, di fare bene quello che qualunque cosa che uno si accinge a fare. Andrea, ti puoi avvicinare un attimo al microfono? Andrea, vieni. Sì, Andrea. Allora, ragazzi, lui è il futuro della Botteghelle Basket. Paolo Surace, qui presente, ci aveva provato col nipote, che poi è scappato, Igor D'Attola, che salutiamo, non ne poteva più della Botteghelle Basket. Giorno 30 giocherà uno spareggio importantissimo a Roma contro l'Excelsior, formazione dove gioca Milo Geri, gloria del nostro basket. Andrea, è stata una stagione bellissima. Sì. Tu che prendevi le statistiche, come mai non sei arrivati primi come canestri segnati nel campionato?
sbagliavo tutti i tiri. Ma chi? Chi? Qua. Marco. No, lo sapevo. Cioè. È un già un tecnico. Capitano, hai qualcosa da dire, Andrea? Che indubbiamente ha ragione. Vabbè, a questo punto stiamo parlando di qualcosa che non va all'interno della squadra. Sebbi, qua arrivano critiche gratuite. Che succede? Ma le critiche sono sempre, bisogna guardarle dalla parte giusta. Le critiche per me sono sempre uno stimolo, da qualunque parte vengano. Se uno viene criticato vuol dire che sta facendo qualche cosa, solo bisogna sapere anche leggere fra le righe di questi. Anche se io onestamente ho visto pochissime critiche nei nostri confronti, anzi ho solo visto da tutte le parti degli attestati dei complimenti per quello che siamo riusciti a fare. D'altronde il risultato è qui davanti a noi. Arrivano i complimenti dell'editore Santo Frascati, ma Ciccio Catanoso hai giocato con Santo, mi sta dicendo. Che è successo? Quanti anni fa erano? Ma non lo so. Non ti facevano giocare? 97 forse. Erano quegli anni che facevi panchina? 97, sì. Quegli anni che non vedevo il campo, neanche ammazzato, insomma. Era Idoli e Miti, cos'era? Idoli e Miti si chiamava la squadra. No, non mi ricordo, aveva preso il titolo Basket Merito e poi successivamente forse Virtus Reggio, qualche cosa. Sì. Comunque giocavo più che altro dei giovanili e basta. C2 stavo abbondantemente in panchina o entravo quando stavamo meno 20. Possiamo spiegare ai tuoi compagni che stanno dietro che tu quando avevi la loro età non è che giocai 40 minuti, tutt'altro. No, assolutamente no. No, C2 mettevo piede in campo poco. Giovanili, vabbè, diverso, giocavo, facevo due campionati giovanili, facevo cadetti e poi juniores, che all'epoca non era neanche il mio campionato, quindi facevo una cosa in più, quindi compensavo da quest'altra parte, però il campo lo vedevo purtroppo raramente. Quanto è cambiata la pallacanestro in questo iter lunghissimo? È cambiato un sacco, adesso insomma il livello credo sia un pochino più scasso, se così si può dire. Non dico scasso perché comunque noi non siamo scassi, ma il livello si è abbassato notevolmente. Io ricordo partite che fece lo scatolone pieno di gente contro, ad esempio mi ricordo Lamezia quando giocava Gaetano Condello e vinse il campionato con Massimo Festa, oppure che sui Rosanno quando aveva argentino Mascarò, abbastanza bravo Mascarò, poco. Io mi ricordo la prima finale che feci contro il MC Cosenza, che c'era Elale, quindi forse il primo argentino che giocò. Elale vinse addirittura una causa con la quale cambiò tutto il regolamento dei comunitari in Italia. Fondamentalmente lui era italo-argentino, vinse questa causa e si aprì un mondo per i comunitari. Poi andò a giocare, mi sembra, in Puglia comunque. Quindi sì, insomma, ne ho passato un paio, diciamo. Luca, da dietro, ci senti? Ci sei? Sì. Da chi dobbiamo imparare qualcosa in questa squadra? Beh, da tutti. Soprattutto, diciamo, dai tre veterani che allenamento dopo allenamento danno sempre consigli. Infatti a me sono serviti molto rispetto agli anni scorsi, mi sento molto più cresciuto, ho fatto, diciamo, grandi passi in avanti. Che cosa ne pensi di questo coach? Vabbè, Sebi lo conosco dai tempi delle giovanili, è stato sempre un grande coach, sempre attento a tutti i particolari, ci ha preparati sempre al meglio, ha amato sempre il basket e ce l'ha dimostrato sempre. Anche se qui dicono che il vero allenatore ce l'hai accanto, è Andrea. In basket, oggi speciale, Botteghelle, la formazione campione di Calabria, eccoli, ve li mostro, alzate un attimino le mani tutti quanti così vi vedono anche sul 655 del digitale terrestre. È arrivato il comunicato stampa del presidente Giusva Branca, in quanto poco fa c'è stata una importantissima conferenza stampa. Lavoriamo per svolta epocale, presto nuovo CDA, squadra da prima fascia, saremo sulle barricate. Antonio, Viola Reggio Calabria, che tantissimi anni fa portò alla Botteghelle Basket uno dei primissimi argentini che cambiò il volto della Botteghelle. Ci racconti come andò questa vicenda? Ma allora... Vieni più vicino, Antonio, vieni. Allora l'argentino, ricordo che era amico, lavorava con Carmelo Jurato, un altro nostro dirigente della squadra,
E un giorno è venuto in allenamento, allora ci allenavamo alla Rizza, alla scuola media alla Rizza, è venuto all'allenamento e ha portato questo suo amico. E subito abbiamo visto che era di un'altra categoria proprio. Lui veniva dalla 2 Argentina. Era arrivato insieme a Rifatti e Ugo Sconoghini, dico sì, bene. Lui è arrivato con altri giocatori che portava suo padre era procuratore degli argentini allora alla Viola, e gli altri sono andati diciamo in prima squadra nella Viola e Alberto è venuto a passarsi il tempo un po' con noi. Allora mi pare che eravamo in Serie D, si è visto subito la qualità del giocatore, non abbiamo avuto neanche un secondo. Abbiamo già fatto firmare subito il primo tiro al volo. Paolo, chi è il giocatore più forte della storia della bottega del basket? Lui, poi c'è stato Rocco Famà, Fabio Ciglione pure, insomma. Sì, Alberto, vabbè, Rocco... Rocco è giocato poco, gli è venuto dopo. Chiaramente Rocco ha più rappresentato diciamo un passato giovanile suo, super purtroppo incompiuto per una serie di sfortune che ha avuto, ma assolutamente Alberto De Simone, insomma, è chiaramente quello che tecnicamente come giocatore insomma, è stato sicuramente il più forte, il più dotato che ha mai calcato i campi per la botteghella, assolutamente. Anche se francamente il mio preferito era Paino o Pavone, scegliete un po' voi. Jonathan. Ma Pavone A o Pavone B? Pavone Enzo, Vincenzo Pavone, omonimo del ragazzo di Pellaro, un pivot fortissimo secondo me. Ricordo una volta contro la Target fece 22 punti, il suo massimo in carriera. Poi ha avuto un brutto infortunio alla falangina del mignolo che purtroppo ne compromise la carriera. Dico bene, Paolo? Sì, tu eri allenatore. No, io ricordo soprattutto la sua seduta nella panchina a Villa quando arrabbiato per un cambio prematuro ha fatto 3 falli in 12 secondi, proprio un record penso planetario. Contro Enzo Postolini. Arrabbiato lo cacciai, sedendosi in panchina. Proprio era talmente incazzato, si può dire fascia protesta, sì, arrabbiato e praticamente con la potenza e col peso, l'amore lo deve, proprio piegò la panchina in due, si alzò la panchina e lui cadde per terra, una scena assolutamente da delirio. Il ricordo indelebile di Enzo erano le convocazioni di coach Paolo Surace qui presente, perché ne convocava 9 e lasciava l'ultimo convocato per ultimo. C'era Enzo con un asciugamano sopra la testa, pronto per questa notizia. Paolo simulava la non convocazione per vedere la reazione, dico bene? Sì, per vedere quanto ci teneva per la convocazione e per anche l'incolumità del decimo che eventualmente avrei convocato, però insomma fanno parte del passato, è stato straordinario. Enzo è, ripeto, uno dei ragazzi a cui siamo più affezionati, credo cominciava proprio a fare da bambino mini basket con noi e un ragazzo super, la bontà di una incredibile. Passiamo alla gioventù della Botteghella Basket. Antonino, una bella stagione anche a livello giovanile, chi vi allenava? Ricordacelo. Ci allenava inizialmente nel settore giovanile Paolo, poi per me... Poi c'aveva da fare purtroppo, sì. Sì. Lo sappiamo tutti. E quindi? Poi... Con il passaggio diciamo alla prima squadra ho conosciuto Sebi, che a mio parere si è dimostrato un allenatore in campo. Jonathan, come ti sei trovato? Con la squadra senior, bene. Cosa hai imparato di diverso? Ho imparato a passare la palla. Perché prima non la passavi a nessuno. No. A chi la passavi maggiormente? Fammi capire. Non lo so, un po' a tutti. Allora dovete sapere che questi due ragazzi, spero che Demetrio segua pure gli altri due, stanno venendo a giocare nel playground. Fabio, cose che ormai sono rare di questi tempi. Infatti il playground di Santa Caterina è storico, è un luogo di culto del basket reggino, non si può prescindere. Sono contento che da qualche un po' di tempo è stato riaperto e spero che i ragazzi trovino come noi ai nostri tempi le motivazioni per calcare il playground. Probabilmente progetti per il futuro sarebbero riaprire qualche palazzetto Pellaro su tutti. Tu ci giocavi? Sì,
a Pellaro ho passato una gran fetta della mia, del mio passato cestistico. 10 anni ho passato a Pellaro, palazzetto stupendo fra le altre cose. Poi, tranne per quei canessi che sono un pochettino in discesa, te li ricordi? Anche quelli facciamo parte, andavano bene anche quelli. Demetrio, ci sei? Sei con noi? Sì. Ci racconti queste esperienze? Per me questa esperienza è stata molto bella, anche se da poco che faccio parte di questa squadra. Sono una squadra fantastica. Per me è stato molto importante coach Sebi, che è stata una pedina fondamentale. Poi ho conosciuto anche il capitano, che mi sta molto simpatico. Quello là delle bombe da 3.5, insomma. E niente, mi piace, vorrei continuare a fare parte di questa squadra. Marco pensa bene, ne abbiamo già parlato in un'intervista che un po' tutti avete già visto su reggioacanestro.com. È stata un'annata splendida, probabilmente il livello non era quello degli altri anni, abbiamo detto mille volte, però la cosa che mi fa specie è che non mancava nessuno, spirito di squadra, sono cose introvabili di questi tempi, dove uno deve uscire con la fidanzata, uno deve andare a fare shopping, aggiungici Facebook e Twitter, non si gioca più a basket. Sì, però nella realtà noi ci siamo sempre divertiti molto, anche adesso ci stiamo divertendo, probabilmente disturbando anche un po', però divertendo. È stato questo il segreto, abbiamo fatto delle cose in maniera professionale senza essere professionisti e in maniera molto continua, trovando degli stimoli nello stare bene, nel voler fare le cose per bene, insomma, tra di noi. È stato questo il segreto, divertirsi insieme è la base, cioè se non ti diverti non hai nessuna motivazione per andare a allenarti martedì, giovedì e venerdì e poi fare la partita a Castrovilla la domenica. Devi stare bene con gli altri. A proposito, proprio in questi minuti sta per giocare la partita finale della C regionale, non conta più nulla, si gioca Virtus Calanzaro contro Castrovillari e poi, Antonio, arriveranno i palloni. Ma il premio, ricordiamo, di questo campionato. Il famoso premio, chi vinceva questo campionato. Speriamo che... Sono arrivati. Ci sono, ci siamo. Allora... Qui abbiamo un po' di conflitti di interessi. Quindi... allora, diciamo... Okay. Ecco, il primo pallone. Pallone, questo vero, il pallone giallo. Ma erano solo più di ma non dovevano essere molte. Sono più di molte, c'è scritto. Molte, presente, sente, se vanno bene. Aspetta, faccio pure. Ragazzi, ne ha 12 realmente qui. Basta solo con basta 12, aspetta, un altro basta solo gonfia, ora li gonfieremo in diretta. Avvocato, C regionale unica, gold, sì. Silver, trattative, imprenditori che vogliono rilevare società, che una succede? Cosa fantastica, che una cosa succede? Fantastica, raccontaci. Ma è in atto una rimodulazione di tutti i campionati, che comprenderà anche i campionati regionali, fondamentalmente con questa C, insomma, divisa in gold e silver, gold con... per le regioni con un certo numero di partecipanti di attività di squadra, e silver fondamentalmente per tutte le altre, con la differenza sostanziale regolamentare in qualcosa, ma con l'accesso diretto alla B per le gold, e con la silver devono fare dei passaggi un po' diversi e particolari. Se l'obiettivo è quello di ridurre i costi, regionalizzare l'attività, fare una cosa logica, allora ben venga, però deve essere accompagnato alla riduzione dei parametri, deve essere accompagnato a tutto quello che permette al movimento di funzionare. Quindi se le cose andassero come stanno dicendo, 2005 gold, 1000 rotti silver, quello che sarà, voglio dire, non lo so, quello che faranno, se questa è conseguenziale il provvedimento all'obiettivo, benissimo. Se si dimostra come un qualcosa fatta, giusto che si riformiamo per fare, ma nella sostanza, perché ormai abbiamo bisogno di sostanza, dicete ormai le chiacchiere, le parole, tutto, voglio dire, non ci sono più i tempi per gli effetti annuncio, non esistono più in nessun settore, né non sei sicuro che non esistono più, no, esistono, ma non esistono le utilità conseguenze, cioè per parlare è il momento di probabilmente magari prendersi un po' meno, fare le cose bene, seriamente, magari non prendendosi troppo sul serio tante volte, però è fondamentale in questo momento riuscire a centrare gli obiettivi. Se è così, noi dovremmo avere una C regionale con tutte le società calabresi, fondamentalmente
quelle di C1 dello scorso anno e quelle di C2, più le promosse dalla D, che sono Valgallico e Siderno, al di là di possibili ripescaggi, di situazioni particolari, e con una regionalizzazione del campionato, con dei parametri diversi, insomma, e con un'attività che probabilmente, se è fatta per raggiungere questi obiettivi, potrà dare degli ottimi riscontri, sicuramente. Marco, capitano Marco Pensabene, domani è un giorno importantissimo per un ex giocatore della Botteghelle Basket, è stato poco, devo dire, tuo compagno di giovanile Paolo Canale che si sposa, facciamo tanti auguri a Paolo, insomma. Sì, sicuramente preferisco sorvolare su quello che mi aspetto a questo matrimonio, comunque i miei migliori auguri a Paolo e Vanessa, perché è una storia d'amore anche bella. E quindi tanti auguri a Paolo, che è veramente un amico da sempre, anni, praticamente da sempre. L'ultimo scatto l'ha fatto con noi sul campo, l'ultima ha concluso con noi Paolo. A livello federale, però, mai perché visto, poi ha continuato con la formazione del patron Serrano, il Viva la Madonna in CSI che voi purtroppo non sapete. E invece pare che Serrano domani sarà al tavolo con me, per cui magari vi faccio una foto e ve la mando sul tardi. In bocca al lupo. Invece partirà nel prossimo weekend la finale di A2 tra la sorprendente Agrigento e Torino. Da una parte sponda Torino, gioca purtroppo pochi minuti Kenneth Vianisi, talento di Campo Calabro, dall'altra parte Ciccio Catanoso, c'è Piazza, non è un giocatore qualsiasi. No, Alessandro è un fenomeno, non è un giocatore qualsiasi. Noi, anche Marco, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo sotto vari punti di vista, comunque umanamente è un ragazzo eccezionale, di una serietà encomiabile. Cioè, è una persona che comunque si è sempre dedicata alla pallacanestro, fosforo cestistico da vendere, direi. Consolato, da playmaker, insomma, Piazza è un esempio da tenere d'occhio tutti i giorni. Piazza è l'esempio, penso, del playmaker. Cioè, un tipo di playmaker che ormai si vede raramente, penso, nella pallacanestro, sia per struttura fisica, sia per come modo di gioco, soprattutto per la lucidità che ha, è proprio l'emblema del playmaker per quanto mi riguarda, e soprattutto gioca quel tipo di pallacanestro che per un ragazzo giovane come me e della più o meno sua stessa statura è quella pallacanestro che mi sarebbe piaciuta giocare. Perdonami, ho visto un tuo compagno di squadra del Valgallico, Michele Suraci, che si sta allenando con Metta War Peace. Cosa c'è di vero? Tu ci puoi rivelare qualcosa? Guarda, non sapevo neanche fosse lì, ho visto solo la foto su Instagram. Forse non neanche avvertito il direttore. Ci sia stato un uno contro uno e che è riuscito a rubargli una palla, altro non so. Lo scopriremo presto. Nino Romeo, ti sì. Posso raccontare un aneddoto su Piazza? Certo. Velocissimo. Ma parla di alcol, Marco? No. Scusami, ti fa capire quanto sia vero quello che ha detto Ciccio Catanoso. Due estati fa, periodo di luglio, mi sono sentito con lui e lui tranquillamente mi fa: ma che stai facendo? E io gli faccio: tu che stai facendo? Sono al lavoro con mio padre. Cioè, questo ti fa capire che questo è un ragazzo che, nonostante abbia un bel contratto e quelli della sua età e della sua serie e delle sue possibilità economiche, di solito il mese di luglio diventano a divertirsi, lui invece era lì a lavorare con suo padre e ad allenarsi il pomeriggio, perché lui prende un allenatore per i fatti suoi, per migliorare. Voglio dire, poi alla fine, se fai 29,5 sotto da 3 in semifinale per salire a 1, forse qualche motivo c'è, eh? Sì, senza dubbio. Nino Romeo su Reggio Canestro diceva: lo voglio agli europei, un po' forzata, però insomma. Sebbi, sogniamo. Sognare non costa nulla, ma sai, è una cosa che nel suo ruolo in Italia non so quanti ce ne sono meglio di lui. Lui non so perché non gioca in Serie A, forse è un problema di stazza fisica, ma molti giocatori ci hanno insegnato che più piccoli di lui facevano anche la differenza in Serie A, e che purtroppo in Serie A devono giocare i pseudo-americani che alla fine non fanno altro che prendere il posto, secondo me senza meritarlo, a giocatori italiani che potrebbero starci benissimo e appunto magari conquistarsi anche un posto in nazionale, che sarebbe veramente molto bello. Allora, salutiamo tutti gli atleti del roster che oggi non sono qui, sono veramente pochissimi,
E poi salutiamo il capo tifo più rappresentativo, c'è su tutti i campi, Santo lo sa, sta già avvicinando. Ok, abbiamo commentato 150 volte, tuo sì. Papà, dai, l'imperatore, lo salutiamo. Salutiamo l'imperatore, che diciamo è da buoni 3 anni che diciamo questa è la 3ª stagione consecutiva alla Botteghelle, è la 4ª in totale. Mio padre ha iniziato a seguirci da 3 anni fa, quando giocavo con Marco, Ciccio, Gianni Vinci, Paolo Canale. E ha dato continuità, diciamo, perché l'ambiente l'ha accolto molto bene, l'hanno sempre rispettato, soprattutto come persona. Una fotografia a partita? Reggio Canestro, diciamo, non gli facciamo mancare attenzioni, con svariate foto che adopera su Facebook come profilo, quindi vi ringrazio per questo. Presente in casa e in trasferta, soprattutto in trasferta. Mia mamma mi manda tranquillamente in trasferta con mio padre, diciamo è più serena perché diciamo è il nostro bodyguard numero uno, Castro Villari Docet. In diciamo. Realtà non è serena perché il padre accompagna il figlio, ma perché il figlio accompagna il padre. Accade la stessa cosa con Pietro a Capo d'Orlando, insomma. Sì, si suddivide, diciamo, tra Sicilia e Calabria quando può. Va con piacere a vedere il sabato la nostra squadra. E tutte le stagioni, praticamente, mio fratello ormai gira la Sicilia, va spesse volte in Sicilia. È davvero incredibile, perché non è dato solo dal voler seguire i figli, ma è data da una reale passione verso questo sport a cui si è appassionato da svariati anni ormai. Poi permettimi, Antonio ha cresciuto 2 figli educatissimi, no? sì, educatissimi, 2 figli anche che giocano bene a basket, quindi complimenti alla famiglia Manzano. Ricordiamo gli appuntamenti, perché c'è Gio Granata che ci sta scrivendo. Venerdì si gioca la prima di CSI, sfida finale maschile. Si ripete la sfida della passata stagione, Aleandre contro Magic. Tra una settimana invece, finale in rosa, si gioca a Rack Team con Carlo Vedere allenatore contro la Viola Reggio Calabria. Sebi, che cosa ne pensi di questo Carlo Vedere? Insomma, vince sempre. Ma Carlo Vedere potrebbe veramente insegnare pallacanestro a tutti noi. Io penso che abbia lui e Ginetto hanno il record italiano di partite viste. Poi alla fine ne capisci, se vince le partite si vede che ne capisci, anche perché se le squadre vincono le partite tu insegni, il merito è solo dell'allenatore, quindi se non hai un allenatore buono le partite non le vinci. Ok, quindi magari tu mi stai dicendo che le statistiche non contano. Ok, va bene, faccio mente locale. Davide, è l'anno prossimo? L'anno prossimo ancora, diciamo... Sei libero tu per la Botteghelle, a posto? Io sì. Hai firmato già? Sì, se loro mi vogliono io firmo. E la free agent me l'abbiamo bloccato subito. Larry perché non è venuto? Vuole andare a Valgallico? Fatemi capire. Non lo so, dipende sempre dallo stipendio. Io so che Antonio... Che Larry c'ha pure tutte queste serate da gestire in giro per la città, è un attimino... È impegnato. Fabio, e dunque, progetti per il futuro? Progetti per il futuro, intanto valuterò le sirene d'oltreoceano, vediamo un pochino, l'estate porterà a... Se la VIS va a prendere due americani per la C nazionale, esatto. Perché tu non dovresti andare in America, scusa? Esatto. Tanto ancora l'età fa con me, per cui qualche altro anno ce l'ho di parquet. Ringraziamo tuo papà, tua mamma, sì, Francesca, sì. C'hanno una pazienza infinita. Esatto. L'erede maschietto fa parte di un progetto. Ovviamente. Okay. Tu lo dicevi, l'hai detto più volte, in più sedi. Francesca, fai attenzione. E se no arriverò al quintetto femminile, va bene. Ok, va bene. Poi basta però. Ragazzi, siamo alle battute finali. Vi ringrazio veramente tutti, grazie mille. Saluto anche dall'altra parte il presidente Antonio Musolino, il grazie direttore sportivo Paolo Surace, il coach Sebi D'Agostino, li nomino tutti quanti? Sì. Andiamo a giro, va. Fabio. Ciao a tutti. Ciao Antonino. Ciao Andrea, ciao Ciccio Catanoso, grande. Ciao Jonathan, ci vediamo ai campetti, mi raccomando. Vabbè. Ciao Demetrio, ciao Santo Vazzana, Consolato Scordino, il capitano ciao. Marco Pensabene, il lungo più forte del campionato, Davide Cuzzola. Ciao. E Luca Totino, ragazzi, è veramente tutto. Sebi, che ci siamo dimenticati? I ragazzi che non ci sono. Vai.
Allora, Andrea Monaca, Sergio Panzera e l'abbiamo nominato prima Andrea La Russa. E Claudio Labate, giusto. E poi salutiamo Peppe Mangeruga, Angelo Priolo, Peppe Calabrese. Peppe Calabrese. Li salutiamo tutti. Piero Maria Romeo, ragazzi. È veramente tutto con Turin Basket. Appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata e continuiamo. Adesso c'è Voices con Benvenuto Marra. Alla prossima.